Adesso entreremo speditamente in silenzio, non vi soffermatevi vicino alle capanne, andiamo prima a salutare con i magi, andiamo a salutare Gesù Bambino alla grotta, facciamo una preghiera e poi dopo siete liberi con calma di girare, di vedere tutto quello che questi ragazzi, questi giovani, Signore, tutta la parrocchia ha fatto per la gloria di Dio e anche perché ama la propria parrocchia e il proprio paese. Fa piacere che ci sono, vedo tanti volti anche da altri paesi, e allora veramente gustiamo e non perdiamo, come sto dicendo in questi giorni, non perdiamo ciò che abbiamo. Mentre andiamo, ecco il coro dei bambini, perciò facciamo anche silenzio perché così li ascoltiamo, il coro dei bambini cantano sottovoce, cantano mentre noi andiamo verso la grotta. Bene, andiamo magi. Popolo di Dio, dietro state attenti, c'è un gradino, state attenti, sono sempre Dio. Dopo. Dopo. Venite. Giuseppe, che ne fa? Che c'è poco fa?
Giuseppe, Maria, stiamo arrivando. Giuseppe, Maria, stiamo arrivando. Facciamo avvicinare un po' di persone, poi si ferma il... Felice guardare quel gioco da tanto sì, sì. Sognato. Pensare a chi l'ha portato da molto lontano, dal cuore più su. È una promessa di bene, un seme sotto la neve. Giovanni, Giovanni. Una carezza leggera. Venite poco più avanti, poco. Basta. Un sorriso sincero, la gioia del vero Natale. Bene, adesso davanti a te Gesù, Sacra Famiglia, Giuseppe, Maria, ecco tutta l'umanità si presenta, non abbiamo niente di straordinario, l'oro è un po' di metallo, l'incenso si offre come preghiera, salga a te la nostra preghiera come profumo di incenso. E poi abbiamo la mirra che è una pianta medicamentosa che serviva per sanare le cicatrici, le ferite. E allora l'umanità tutta, quella sofferente, quella che sta subendo la guerra, i bambini, le donne, gli anziani, tutti. Ecco, imploriamo qui al Re Bambino, al Dio Bambino, che tu possa veramente far tornare la pace in quest'anno che stiamo incominciando. E allora ti vogliamo presentare la nostra vita, le nostre famiglie, il nostro paese, i nostri paesi, l'umanità intera. E allora verranno una alla volta i magi e poseranno i loro doni. In questi doni, in un modo o nell'altro, ci siamo anche noi. Noi siamo oro quando siamo figli del Re. Noi siamo incenso quando diventiamo preghiera. Noi siamo mirra, diventiamo unguento, diventiamo cura per gli altri. Sono Melchiorre e porto in dono a Gesù l'oro, questo metallo prezioso di cui si adornano i re e sovrani di questo mondo. E offerto a te Gesù, che sei il re dei re, il Signore dell'universo, a te la lode e la gloria. Sono Baldassarre, porto in dono a Gesù la mirra, questo unguento con cui si ungono i morti per la sepoltura e profezia della tua passione e morte.
a te la lode e la gloria. Io sono Gaspare e porto in dono a Gesù l'incenso, questo profumo soave, offerto a dei e divinità di legno e di pietra che non hanno vita, e offerto a te Gesù, che sei vero Dio e vero uomo, a te la lode e la gloria. Amen. Diciamo un Padre, una Re Gloria, e poi dopo siete liberi. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria! Santa Maria, Madre di Dio, il Signore sia con voi per intercessione di Gesù, per intercessione di Giuseppe e di Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, divertitevi, pregate, contemplate e ringraziate Dio che per amore è venuto in mezzo a noi. Amen. Amen. Buona serata.